Buon pomeriggio da Milano, buon pomeriggio da Piazza Affari, il quotidiano economico della TGR. Vediamo subito qual è l'andamento dei mercati azionari nell'ultima seduta della settimana. Paolo Gila. Le borse europee rimangono positive ma ridimensionano notevolmente i loro guadagni della mattinata in attesa di un'apertura che appare sempre più in colore da parte di Wall Street. Londra segna più 0,14%, Francoforte più 1,30%, Parigi di mezzo al guadagno più 0,53% e così anche Milano che ora ha il FTSE MIB in progresso dello 0,42%. Il bilancio settimanale, se guardiamo alla chiusura di venerdì scorso, è al momento negativo, il FTSE MIB è arretrato dell'1,25%. Qualche segnale di nervosismo si ravvisa sul mercato secondario dei titoli di Stato, dove lo spread rialza la cresta, sale a 195 punti base, anche perché c'è il rendimento dei nostri decennali che sale al 2,24%. Infine, per quanto riguarda i cambi, è calma piatta, euro contro dollaro, poco sopra quota 1,12. È tutto, linea allo studio. Grazie, grazie Paolo. E noi oggi in studio abbiamo come ospite Antonella Moretto degli Osservatori del Politecnico di Milano. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, una settimana che grazie abbiamo visto al rialzo di oggi, ma soprattutto anche di ieri, è con un bilancio negativo, ma un bilancio relativamente negativo, poco più di un punto. Tema invece che rimane d'attualità, l'abbiamo visto, è il nostro debito pubblico, lo spread BTP Bund ha registrato tensioni, abbiamo visto nelle ultime sedute, adesso lo potremo vedere nella grafica, è evidente l'ampliamento tra BTP e Bund tedesco e oggi ha superato, appunto, come anche ieri, i 190 punti base, abbiamo visto poco fa 195 punti base. Professoressa, anche il rendimento è salito, abbiamo visto il 2,24%, il problema è sempre il debito pubblico, ma quali sono i motivi e poi come si fa a ridurre il debito pubblico? Perché non ci riusciamo? Bella domanda. Allora, sicuramente valutare l'andamento dello spread su un orizzonte così breve è poco significativo perché bisogna guardarlo nel lungo periodo, ma l'effetto del debito pubblico incide moltissimo su questi valori. Per poterlo ridurre serve una valutazione puntuale delle spese, quindi non una riduzione della spesa pubblica a pioggia, come spesso accade, e soprattutto occorre avere il coraggio di fare degli interventi anche coraggiosi, appunto, quindi non solo delle riduzioni limitate puntuali, ma degli interventi mirati e coraggiosi per un cambio radicale. Ecco, ma brevemente questo significa anche ridurre il welfare, quindi ridurre anche l'impatto del welfare? Allora, ridurre il welfare non può essere fatto, come ho detto prima, a pioggia, deve essere fatto puntualmente dove ci sono delle sacche di inefficienza chiare che sussistono e quindi dove ci sono gli spazi per avere un beneficio effettivo. Ecco, tuttavia la nostra economia sembra migliorare. Il governatore Draghi ha detto che l'Europa è oramai fuori dalla crisi, è stato rivisto al rialzo anche il nostro prodotto interno lordo, il PIL, che sale all'1,2%. Che cosa è successo? Soprattutto grazie alla nostra industria che esporta sempre di più? Assolutamente, la nostra industria e le nostre imprese manifatturiere hanno dimostrato negli ultimi anni una ripresa forte, anche considerando la borsa che abbiamo appena visto, le imprese che crescono di più in maniera stabile sono quelle che hanno un contenuto tecnologico e industriale forte e sono quelle che sono state capaci di esportare in generale ma soprattutto verso quei paesi emergenti che dimostrano una crescita più sostenuta nel tempo, quindi esportazioni sì verso la Germania e Stati Uniti, paesi a noi chiari, ma anche verso Cina o India, paesi in grossa crescita. Ecco, per chiudere, si continua a dire devono aumentare i consumi interni, ma quali consumi? E poi non è che sono cambiate le abitudini dei consumi? No, fortunatamente l'aumento del PIL dipende anche da un aumento dei consumi interni, ma bisogna prestare attenzione a quelli che sono i consumi, sia delle imprese sia delle famiglie. Considerando i consumi delle famiglie, bene sì, il consumatore medio ha cambiato la propria attenzione sia per quello che riguarda il prodotto, sia per quello che riguarda l'attenzione alla spesa, sia per quello che riguarda i canali tradizionali di vendita. La modalità di vendita con retail tradizionale ad oggi funziona poco e quindi bisogna capire che cosa vogliono i giovani, dove comprano e quando comprano per poterli far ripartire in maniera rivitalizzata.
Grazie Antonella Moretto degli Osservatori del Politecnico di Milano per essere stata con noi. Vi ricordo che se volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica è piazzaaffari@rai.it. Grazie a tutti voi per averci seguito, buon pomeriggio e naturalmente nuovo appuntamento con Piazza Affari lunedì prossimo.